Il commento è positivo perché ritengo che oggi finalmente si sia fatta giustizia. È chiaro che questa sentenza non ripaga dei tanti sacrifici, non ripaga le famiglie che hanno perso 33 operai più la moglie di un operaio, ma ritengo che possiamo parlare anche di sentenza storica, perché come dicevamo con gli operai abbiamo assistito a una battaglia di Davide contro Golia. C'erano anche notevoli risvolti politici, immagino anche pressioni, quando sono state coinvolte le ferrovie dello Stato. È chiaro che l'attenzione è stata elevatissima. Io ringrazio i giudici per il lavoro oggettivo, e non c'era dubbio al riguardo, che hanno svolto e per aver fatto chiarezza sulle responsabilità e i responsabili. Mi sembra che siano emerse anche sentenze chiare di condanna. Questo ovviamente oggi almeno ci riappace un po' col passato. Aggiungo che per quanto ci riguarda questa diventa la giornata del ricordo. Tutte le morti, tutto quello che è stato non va dimenticato affinché non si ripeta più. Su questa vicenda ovviamente c'è il nostro massimo impegno, ma immagino che chiunque verrà dopo di me negli anni successivi farà lo stesso. Per quanto riguarda invece il nostro compito, di fatto la bonifica prevede quattro lotti, il primo è stato realizzato, il secondo in via di ultimazione, il terzo lotto sta per essere appaltato, la gara del terzo lotto sta per essere pubblicata e poi abbiamo anche affidato la progettazione dell'ultimo lotto. Insomma, contiamo entro la fine del mio primo mandato di riconsegnare finalmente questa area bonificata non solo al quartiere storico, a Rione, ma direi all'intera città, e da questo punto noi immaginiamo che possa partire anche un grande sviluppo rispetto a un'area fieristico-mercatale coperta che può dare dignità e anche prospettive di crescita a questa parte importante storica di città. Sindaco, gli ex operai, le vedove chiedevano di intitolare la strada alle vittime dell'amianto. Ci sarà questa intitolazione? Assolutamente sì, e ho anche aggiunto poco fa che per noi di fatto il 28 gennaio diventa la giornata del ricordo di queste vittime e anche di questa orribile storia che non dovrà più ripetersi.